Io devo ringraziare Giorgio Soffiantini per l'iniziativa di questa sera, che è importante, dove si va a evidenziare, anche grazie al suo libro, ma soprattutto per il suo percorso di vita, che purtroppo l'ha portato a condividere con la moglie una situazione difficile, ma di portare all'attenzione del mondo e soprattutto della politica del calvario, delle difficoltà che vivono le famiglie che sono coinvolte con l'Alzheimer. Ecco, quindi io devo ringraziare proprio per questa cosa. Naturalmente voglio ringraziare tutti coloro che hanno collaborato, gli sponsor, per darci la possibilità anche di assistere questa sera a questo evento. Importante appuntamento al Teatro Salieri di Legnago per la presentazione del libro Alzheimer, essere caregiver, che Giorgio Soffiantini ha dedicato alla perenne memoria della moglie Chiara e a tutti coloro che, come lui, prendendosi cura della persona cara nel drammatico sviluppo di questa malattia, stanno conoscendo l'amore. È un testo che descrive l'esperienza di una vicenda umana come tante guastata dal dolore, un uomo che però non cede alle avversità e nemmeno si impegna per evitarle demandando ad altri, ma che le accoglie sopportandone il peso e riadattando i propri programmi alla bisogna. Dal racconto si evince che il calvario del caregiver, per quanto disumano possa sembrare, è in realtà il lungo e angoscioso cammino verso la luce, fatto da persone speciali che apparentemente vivono in questo mondo, ma in realtà appartengono a quella dimensione eterna a cui tutti aspiriamo. Perciò, pur non essendo un romanzo né un trattato, questo testo si può definire libro d'amore, perché nella sua semplicità narrativa esalta l'azione coerente di una umanità fedele alla sua natura sociale, che non afferma se stessa prevaricando o ignorando, ma si dedica totalmente all'altro, caparbiamente, fino alla fine e oltre, per sempre. Essere caregiver, storia di cura, amore, sconforto e resilienza è l'ultima produzione di Giorgio Soffiantini, che è la naturale prosecuzione di un libro che ha avuto una importante risonanza, che è Alois Alzheimer e Chiara, la nonna che non c'è. È un libro dove racconta tutto quello che ha fatto dopo che Chiara è stata istituzionalizzata, ma che poi di fatto è un libro dalla grossa valenza autobiografica e che si può riassumere per capire poi entrare nel mondo del personaggio principale, cioè Giorgio, si può riassumere con tre verbi. Giorgio in persona è il fare, il pensare e amare. Questo è il leitmotiv di tutto il libro, dove si vede le numerosissime azioni che lui ha eseguito, da libri che ha scritto a attività benefiche di qualunque tipo che ha fatto, sottese diciamo da un importante pensiero, ma soprattutto da un verbo pochissimo citato, ma che è il motore di tutto, che è l'amore, che lui conserva intatto per sua moglie Chiara e che è un amore oblativo, cioè un amore dove non c'è nulla in cambio per lui, ed è un amore così profondo e intenso nei confronti della moglie, che è ancora vivo e assolutamente attuale. In questo nuovo libro racconto da capo il percorso assistenziale che ho fatto con mia moglie, particolarmente quello degli 11 anni che ci siamo fatti insieme nell'RSA, ma sviluppo di più contemporaneamente il racconto di tutte le attività collaterali che ho fatto in quegli anni. Chiamiamo le attività collaterali tutta una serie di iniziative, azioni di volontariato, aste di beneficenza, convegni, ricerche, scritture di libri, tutta una serie di attività che sono quelle che mi hanno tenuto impegnato in ogni momento e sono quelle che costituiscono, come la definisco io, la mia terapia, hanno costituito, cioè la terapia che mi ha salvato, che mi ha evitato di cadere nella depressione o nello sconforto. Gli amici mi dicevano: sei sempre di corsa. Certo, dovevo essere sempre impegnato, notte e giorno, io ho sempre dormito molto poco e quindi ho sempre sfruttato tutto il tempo a disposizione impegnandomi nelle cose che mi erano congeniali.
E una persona che conosce la mia storia l'anno scorso mi disse: ma guarda che tutto quello che hai fatto in quegli anni meriterebbe di essere raccontato. Ci ho pensato un po' e poi ho cominciato a scrivere questo libro. Quando sono arrivato in fondo mi sono reso conto veramente della montagna di lavoro che, senza rendermene conto, appunto in quegli anni ho fatto da solo, ma anche aiutato da tanti e tanti amici. E questo libro quindi può costituire un esempio anche per altri, perché, come scrivo sin dall'inizio, bisogna tenersi impegnati in qualche cosa, in quello che sono le proprie passioni. Se uno ha la passione di andare a pescare, che si ricavi nell'ambito dell'impegno dell'assistenza dell'ammalato, che si ricavi con la mezza giornata per mantenere la sua passione, l'andare a pescare. Chi ama giocare a scacchi, frequentare un circolo, deve mantenersi uno spazio di libertà, perché questo è tutto ossigeno, altrimenti il familiare diventa la seconda vittima e cade nella depressione. Giorgio Soffiantini in questo ultimo libro ci dà una traccia di quello che significa prendere in mano la situazione, non perdersi in momenti di sconforto, ma portare la positività nel percorso e nell'amore verso la persona malata e trasformarlo in un supporto ogni giorno. Giorgio ci ha insegnato proprio l'amore verso queste persone, vedere anche il lato positivo, il lato di condivisione del percorso in questa lunga malattia. Ecco, e nei vari libri ci ha dato un suggerimento, ed è un suggerimento importante per tutti i familiari, per i caregiver, proprio per capire che devono vivere, devono confrontarsi con le associazioni, farsi aiutare dalle associazioni e dalle istituzioni e non subire supinamente la situazione. Io credo che Giorgio sia stato un grande caregiver della demenza, un esempio per tanta gente, per tante persone che si trovano nella medesima condizione. Ma credo in realtà che Giorgio non abbia mai smesso di essere caregiver. Anche ancora oggi lui è un caregiver che nella memoria, ed è un caregiver della demenza che ha ispirato ed ispira tanta gente in Italia. Le sue testimonianze, le sue presentazioni in giro per l'Italia, i tanti corsi che ha organizzato e tenuto online con frequentazioni da tutta Italia e addirittura dall'Australia e dal Sud America, testimoniano che la realtà dell'Alzheimer è una realtà terribile che colpisce tutti ed è democratica perché non guarda in faccia a nessuno. Giorgio questo lo sa bene, Giorgio questo la trasmette nelle sue pagine di un libro che si legge tutto d'un fiato. È un libro eccezionale, commovente, che prende dentro, che commuove, soprattutto perché Giorgio ci dimostra che con l'amore si può superare qualsiasi difficoltà, ma Giorgio dimostra anche che tutti possiamo trovarci in quella condizione. Il libro, come dice il titolo, Essere caregiver, è rivolto a tutti coloro che assistono un malato di demenza, di Alzheimer o di qualunque altra demenza. Ma in realtà è un libro che può servire a chiunque di noi, perché è un libro che ci insegna come è possibile amare anche nella malattia che completamente devasta il caro e lo rende un'altra persona, ma che comunque è un libro che ci insegna tantissimo. Ci insegna a essere noi stessi anche nel dolore. Quindi, se devo consigliare a chi potrebbe leggerlo, direi a chiunque, anche se non è interessato o fortunatamente per lui coinvolto in qualche malattia degenerativa o brutta malattia.